Si è conclusa con due sold out la 41esima edizione del Pistoia Blues Festival, che di fatto tornava dopo 2 anni di assenza e dopo essere stato sostituito da Storytellers. Un'edizione di ripartenza che di fatto ha visto le due rassegne riunirsi con artisti italiani acclamati dalle nuovissime generazioni e grandi nomi stranieri che hanno abbracciato più fasce d'età ed hanno portato a Pistoia anche tanti appassionati dall'estero. Vedi ad esempio il concerto da tutto esaurito dello scozzese Paolo Nutini. Un'edizione aperta con il concerto alla Fortezza Santa Barbara del cantautore svedese The Tallest Man on Earth, purtroppo interrotto nel finale da un acquazzone improvviso e proseguito con la serata gratuita di Home Sweet Pistoia, tutta dedicata al blues e chiusa dall'esibizione di Fabio Treves ed Eugenio Finardi. Ancora per gli amanti del blues, il concerto degli statunitensi Goat Mule, fino al trittico di Storytellers con Willy Peyote, Manuel Agnelli ed Ariete, che hanno portato in piazza giovani e giovanissimi che per la serata della ventenne artista laziale hanno preso d'assalto la piazza già dalle prime ore della mattina. Infine Piazza del Duomo è tornata ad accendersi e riempirsi come a tempi d'oro con il concerto dei Simple Minds, rimandato per 2 anni causa pandemia, che hanno festeggiato i 40 anni di carriera con un'esibizione che ha fatto ballare 3.800 presenti. Chiusura, quasi 7.000 per Paolo Nutini, per un'edizione che ha fatto storcere il naso a qualcuno, ma che può essere un importante trampolino di lancio per una doppia veste che potrebbe accontentare tutti. Senza dimenticare l'appendice del 18 settembre, che vedrà il recupero del concerto rimandato di Elisa, causa pandemia dell'artista. Diversificare Storytellers e Pistoia Blues Festival, con tutte le difficoltà che esistono per incastrare le date, per dare un'identità precisa alle due manifestazioni e provare ad accontentare ogni appassionato ed ogni fascia d'età.